grazie Presidente. Ovviamente intervengo su quest'ordine del giorno che riguarda risorse per Roma, perché come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, la ritengo, anche se a volte si parla ovviamente sempre delle partecipate più grandi, di ATAC, di AMA, una società partecipata nevralgica per il Comune e soprattutto per le attività che la città di Roma deve porre in essere di qui nei prossimi anni, anche in funzione magari dei lavori che si potranno fare grazie ai fondi che arriveranno per il Recovery Fund e comunque per tante altre attività che secondo me vanno portate avanti. Quindi diciamo nell'ordine del giorno ci sono anche questioni legate ovviamente al personale, in particolare alle 70 unità che svolgono attività di portierato e su quella invece la partita secondo me va giocata ovviamente non in commissione urbanistica ma nelle commissioni competenti che si occupano di personale con l'aiuto anche dell'assessorato competente. Per verificare appunto la fattibilità di quello che è richiesto all'interno dell'ordine del giorno. Invece sono molto d'accordo sulla richiesta fatta al primo punto, cioè quello che prevede il passaggio della bozza del contratto di servizi nelle commissioni competenti, perché noi di fatto nelle commissioni ci occupiamo sempre e ci siamo da sempre occupate anche di attività che portano avanti le società partecipate e nel caso specifico di urbanistica risorse per Roma, quindi il condono, le affrancazioni e più, purtroppo abbiamo dovuto verificare che nonostante diciamo sia stato rinnovato il contratto di servizio, questo poi non si sia poi diciamo tramutato in un maggiore efficientamento della stessa società partecipata in quanto risposta al cittadino. Quindi ben venga la possibilità di discuterne nelle commissioni competenti, in urbanistica ma anche in patrimonio, al SIMO, a mobilità, perché rispetto al passato risorse adesso supporta non solo il Dipartimento PAU ma anche altri dipartimenti e secondo me l'azione che va fatta fondamentale oltre a quella di prestare attenzione ai livelli occupazionali e alla sicurezza appunto del lavoro per i dipendenti di risorse, anche quello di vedere dal punto di vista dell'amministrazione quanto questa società possa invece fruttare in termini di efficienza e anche di entrate per il Comune. Venivano citati appunto i temi del condono, delle affrancazioni, adesso con l'uscita del decreto attuativo c'è da fare i ricalcoli per tutte le affrancazioni presentate, c'è un grosso lavoro da fare e secondo me noi non possiamo perdere l'occasione di dare un indirizzo politico sul nuovo, diciamo, sul redigendo contratto di servizio. Quindi io sono molto favorevole a quest'ordine del giorno e il gruppo di maggioranza appunto esprimerà un voto positivo e speriamo che appunto al più presto la Giunta, gli assessori possano diciamo sottoporci una bozza su cui so che già stanno lavorando di questo nuovo contratto in modo che anche i consiglieri e la parte politica possano dare i loro indirizzi il loro apporto per arrivare diciamo ad un contratto molto più diciamo elevato a livelli prestazionali. Quindi ribadisco il voto positivo della maggioranza e speriamo che tutto questo avvenga nelle prossime settimane.